Il calcio d'inizio è iniziato, ancora Ascoli, movimento in area di rigore, la palla deviata e la girata clamorosa di Antenucci. Schiattarella e poi il colpo di testa a porta sicura, quasi di Colacone che cerca l'angolino alla destra di Guarna. Di Falco, spazio per Catinani, limite nell'area, il movimento di Mastronunzio, posizione regolare, Mastronunzio, lo scarico, Colacone sopra la traversa, calcio di rigore in movimento per Roberto Colacone. Di Falco, movimento di Surratto dentro, grande stop con l'esterno di Mastronunzio, arriva Miramontes, ecco il servizio per l'argentino, diagonale, la palla. Soffio
Cantarella è rimasto a bordo campo, è guidato qua, parte corner in area, no, il gol di Cristante, il gol di Cristante al 45esimo minuto, il gol di Cristante. Purtroppo era tutto solo Cristante nel bel mezzo dell'area. Sto cazzo di Cristante, sempre questo fregoglioni, comunque vabbè, il spillone fa cenno, non ci voleva. Purtroppo buttato, l'ha dato in recupero l'arbitro, comunque non lo so, non si sa ancora. Ecco, si riparte in questo momento. Lucio adesso in possesso di palla, finisce a terra, punizione, punizione a favore dell'Ascoli, 46 e 28 secondi. Però non è possibile, si è mangiato l'inverosimile, ha tenuto, poteva chiudere la partita. Attenzione ancora Giorgi, 6 minuti di recupero, attenzione, attenzione però, perché Giorgi, Giorgi in aria, Giorgi, Giorgi! Hanno spaccato la rete, non si capisce più un cazzo! E gol di Giorgi! Ha sfondato tutto, non si capisce più niente! Non si capisce più un cazzo! Pure Pillon in campo, non si capisce più niente! Comunque l'unico che ha scolato in campo qua, dicono! Non si capisce più un cazzo qua, aspetta! Giorgi, non si capisce niente, sembra petrificato! Go!